La scelta della tecnica della tempera all'uovo risale agli anni 90, indicativamente. Precedentemente lavoravo ad acrilico, ma avevo grossi problemi, non avevo soddisfazione. Lavoravo su tavola e non mi piaceva, insomma, non era quello che cercavo. Su consiglio dell'amico Harry Salamon ho approfondito l'argomento della tempera all'uovo, leggendo manuali e trattati, tra gli altri quello di Cennino Cennini, di Annigoni, il piccolo trattato di tecnica pittorica di De Chirico. Ho trovato la ricetta che meglio si adattava alle mie esigenze ed è quella che tuttora utilizzo con grande soddisfazione. E da quel momento ho deciso di prepararmi le tempere tutte le mattine in studio. È un lavoro molto dispendioso a livello di tempo, ma serve anche per calarsi nella realtà quotidiana del lavoro e quindi è un momento alla fine molto importante. Si chiama tempera all'uovo perché è l'elegante che si utilizza per la preparazione del colore è rosso d'uovo. Allora, la ricetta è estremamente semplice. Si usa del rosso d'uovo, dell'acqua naturale e un antifermentativo. Allora, per prima cosa si separa il rosso d'uovo dal bianco. Dopodiché si buca la sacca del rosso e si cola in un vasetto. A quel punto io unisco un piccolo goccio d'acqua per rendere il rosso un po' meno vischioso, quindi un pochino più trattabile. E poi ci metto dell'antifermentativo. Fondamentalmente si uniscono il rosso d'uovo, il pigmento bagnato con dell'acqua . La mia ricetta si rifà a Cennino Cennini, che consiglia di unire in volume tanto rosso d'uovo quanto pigmento bagnato e con una spatola vengono mesticati su una lastra d'onice. Io in particolare uso una lastra d'onice alla quale sono molto affezionato, che mi è stata regalata un bel po' di tempo fa, ma va benissimo anche una lastra di vetro. Il rosso d'uovo, una volta asciutto veramente, quindi dopo che hai fatto passare qualche mese, il film di rosso d'uovo non rinviene più, quindi diventa come plastica, si plastifica. Quando si acquistano i pigmenti, qui parliamo di terre naturali, pur essendo molto macinati e preparati in maniera molto fine, vanno ulteriormente lavati perché contengono un certo numero di impurità. La lavatura avviene con una serie di passaggi in acqua, il pigmento viene schiumato e poi fatto decantare. In questa maniera, con una serie di passaggi successivi, che possono essere una quindicina, si tolgono tutte le impurità maggiori e resta solamente la polvere più fine. Per quanto riguarda la fase pittorica poi vera e propria, la tempera come caratteristica è quella di asciugare molto velocemente e questo purtroppo impedisce gli sfumati, diciamo, tipo olio, e quindi tutte le gradazioni tonali nelle sfumature vanno ricostruite colore per colore e mischiate e unite tramite tratteggio e puntinatura. Personalmente nelle prime fasi del dipinto lavoro con colori molto annacquati per far sì che la tempera penetri molto bene nel fondo, nella preparazione di fondo a gesso. Quindi questo favorisce poi l'aggrappare delle mani successive, degli strati successivi. Utilizzo pennelli più larghi all'inizio, morbidi, e poi dopo, mano a mano, pennelli sempre più sottili. Nelle fasi finali si usano pennelli sottilissimi. La tempera consente di utilizzare pennelli veramente composti da pochissimi peli, pennelli che io personalmente prendo e affino con il taglierino.
Lavoro sia su paesaggi che animali, ma principalmente ultimamente su animali, perché ti dà una possibilità di dettaglio che secondo me non ti può dare nessun altro tipo di tecnica. Quando penso a un dipinto e ho un'idea, lo vedo già realizzato con un certo tipo di tecnica e su un certo tipo di dimensione. In questi mestieri è meglio anche fidarsi proprio dell'istinto, non so come dirti. Se lo vedi in quella maniera, va fatto in quella maniera lì. Cioè, è veramente un mistero, però è così.